Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video dei prodotti preferiti del mese. Allora cominciamo subito perché questo mese ho tante cose di cui parlarvi e alcune cose nuove, alcune cose invece riscoperte. E è stato un mese veramente di studio folle, matto e disperatissimo di nuovo e odioso dal mio punto di vista, non ce la faccio più, però non finirà qui perché il mese di febbraio forse sarà ancora peggio. Comunque, allora, nonostante tutto mi sono ricominciata a truccare di più, mi andava un po' di tempo che proprio mi... sento la necessità di doverci perdere un po' più di tempo, di dovermi prendere quel mio arco durante la giornata di skincare, diciamo, di trucco, parrucco, eccetera. E questo, diciamo, mi rilassa molto, quindi ho ricominciato a truccarmi. Mostro un prodotto riscoperta per iniziare, che è un rossettino. Questo rossettino qui è un rossettino che io possiedo da parecchi anni, avrà come minimo 2-3 anni. Questo qui è un rossetto di Kiko, è uno Smart Lipstick nella colorazione 918. Questa linea di Kiko non è niente male, vi consiglio di andarci a fare un giretto, cioè di andarli a guardare, perché hanno un prezzo molto contenuto, credo siano ancora in gamma, ma hanno delle colorazioni, diciamo, non tutte sono molto attraenti, anche quello che indossano Smart Lipstick, però per il prezzo che hanno, che si aggira sui 3-5 euro, ora non ricordo perfettamente, comunque sono dei buoni prodotti. Questo qui è il mio preferito di quelli che ho e è una colorazione molto bella perché ha un rosa carne però non troppo nude, che è una cosa, io non amo moltissimo i nude troppo chiari su di me. Questo qui è carinissimo perché è proprio un rosa antico, carne, un po' My Lips But Better, che è lucidino, non è proprio pigmentatissimo sulle labbra, ma fa questo effetto quasi di burro cacao colorato, che la mattina quando non so come truccarmi, quando vado di fretta, lo acchiappo, lo prendo e lo utilizzo e io sono contentissima e super soddisfatta del look di quella giornata. Secondo prodotto di cui vi parlo invece è un prodotto nuovo, che è stato un regalo recente di una mia carissima amica che me l'ha portato dalla Francia. È un prodottino di color caramel, quindi una marca tutta biologica, con certificato appunto di cosmetico bio, 100% naturale, eccetera eccetera, ed è un blush powder nella colorazione che sia il numero 148, ora non vorrei dire vaggianate. Ha una confezioncina carinissima di cartone con il appunto il manico praticamente di spago e poi si apre con questo elastico e qui avete il vostro blush. La cialda del blush è facilmente estraibile, quindi se ve la volete portare dietro o volete metterlo in una palette è proprio semplice, si stacca e si attacca in tutte le palette magnetiche. Questo blush mi è piaciuto tanto perché nonostante sia un blush naturale, quindi eco bio eccetera eccetera, è molto molto pigmentato, è ottimo proprio da tutti i giorni perché ha una colorazione che vi accende proprio il viso, l'incarnato, quindi la mattina mi facevo un'ottima base perché ho ricominciato a farmi una base proprio attenta tranne oggi, però una bella base insomma col fondo eccetera, mettevo questo e magari la mattina ne mettevo un po' di più e lo sfumavo bene. Comunque nell'arco della giornata aveva una durata non indifferente, un bellissimo colore tra l'altro perché anche questo è un rosa antico ma un po' più aranciato, un po' più pescato del rossetto, ed è proprio carino, fa questo effetto naturale ma fresco, ma insomma un bel prodotto. Credo che questi prodotti nelle erboristerie italiane si riescano a trovare sicuro. Il color caramel qualche volta l'ho vista, ora non so se principalmente proprio precisamente questo prodotto, però magari riuscite a trovare qualcosa di questo marchio. Hanno prezzi non proprio contenutissimi, ma per questo che ho provato la qualità è veramente ottima. Sempre per quanto riguarda il make up, due preferitissimi del mese sono questi pennelli di Neve Cosmetics che mi sono stati inviati dall'azienda per pubblicizzare, diciamo, il fatto che ci sia stato, credo che, non so se c'è ancora, comunque sicuramente c'è stato il blush party questo mese, quindi tutti i pennelli di Neve Cosmetics erano scontati del 20% se non sbaglio, e questi sono quelli che mi sono stati inviati, li ho potuti scegliere, sono il Mint Tapered e il Lilac Powder. Sono bellissimi, non avevo mai provato i pennelli di neve in questo formato grande perché ho soltanto quelli piccini, i kabuki, e devo dire che sono rimasta contentissima, sono pennelli veramente incredibili. Vi ho anche messo più foto su Instagram e devo dire che veramente le avete apprezzate anche voi, ho ricevuto abbastanza mi piace. Se non mi seguite su Instagram sono Georgie Bop e
Questi pennelli sono proprio carini. Allora, entrambi hanno una qualità eccelsa. Li ho lavati diverse volte, non hanno perso peli. E hanno proprio dei peli morbidissimi. Ora li vedete appunto sporchi perché li utilizzo tutti i giorni. Questo qui, quello lilla e lilac powder, è appunto un pennello da cipria. Principalmente io ci applico la cipria. E devo dire che la particolarità sta nel fatto intanto che hanno queste setole appunto morbidissime, ma poi che ogni prodotto che io vado ad applicare con questo qui diventa molto meno farinoso sul viso, cioè la stessa cipria applicata con pennelli diversi, proprio noto che ha un effetto diverso in base al tipo di pennello che utilizzo. Questo qui fa questo effetto quasi aerografato sul viso quando stendo la mia cipria e mi piace tanto questa cosa perché non si vede che la porto, però opacizza molto molto bene il tutto, mentre questo verde lo sto utilizzando per applicare il blush, che infatti è sporco del blush che vi ho mostrato prima, ed è carino perché è proprio la forma perfetta della guancia, quindi io riesco ad applicarlo proprio bene. E questo qui lo potete utilizzare, ecco, sul mio viso non mi ci trovo benissimo, non mi ci troverei benissimo secondo me perché è piuttosto grande, io ho un viso molto piccino, però anche per applicare, fare un po' di contouring, applicare la terra, si potrebbe provare. Veramente ottimi pennelli di Neve Cosmetics e mi sono piaciuti tanto tanto tanto. Unico prodotto beauty che vi mostro questo mese, perché sto utilizzando svariate cose anche nuove per i capelli, però ci devo un attimo diciamo fare pace, no, fare pace, dobbiamo un attimo capirci. Mentre questo qui è un prodotto che vi volevo mostrare già da un po' perché mi è stato regalato al mio compleanno, a Natale, no, al mio compleanno. Si tratta di un prodotto di And Other Stories che mi è stato regalato da Mimmi al mio compleanno. È la Belleville Bakery Land Lotion ed è un flaconcione gigantesco, appunto, una crema per le mani. Questa è appunto nella colorazione nella profumazione Belleville Bakery. È una crema per le mani proprio carina, a parte la confezione che è adorabile, è deliziosa e è un flaconcione bello grande perché sono 250 ml ed è proprio carino anche come pack da tenere magari sul comodino, sulla scrivania. Ha una profumazione molto molto intensa e molto forte. Sì, è bella dolciastra, però c'è un po' di aspro, diciamo, di sottofondo, come piace a me. E, però ecco, è molto molto forte sulle mani, quindi io preferisco utilizzarla di giorno e non di notte quando devo andare a dormire, perché mi dà un po' fastidio come profumazione così intensa. Però di giorno è veramente super buona, addirittura se io metto poi i guanti per andare in motorino, poi questi guanti che utilizzo sanno tantissimo di questa crema, per quanto è forte la profumazione. Allora... questa profumazione poi tra l'altro ho controllato ultimamente, è in sconto, sta in sconto da End of the Stories e vi consiglio di darci, insomma, di vedere adesso il prezzo perché veramente costa pochissimo per tutta la quantità che contiene. Tangy Lemon Juicy Melting into Creamy Vanilla, quindi è praticamente vaniglia e limone, quindi ottimo. E allora, che cosa dire, non è una crema proprio corposissima sulle mani, ci mette un po' ad assorbirsi, però non è una di quelle creme che poi vi rimane l'unto sulle mani, mentre quelle che utilizzo di notte hanno più, diciamo, quello scopo, mentre questa qui lo preferisco di giorno perché una volta che si è assorbita si assorbe molto bene. Non so proprio benissimo com'è l'inci di questo prodotto, però devo dire che mi lascia la pelle morbidissima, le unghie super idratate e la pelle anche molto profumata, quindi lo sto adorando, lo tengo lì vicino al computer sulla mia scrivania e quando mi lavo, insomma, dopo essermi fatta la doccia, le mie cose, mi metto a studiare, prima mi do due cucciatine di crema sulle mani, mi incremo, mi piace molto come rituale. Un altro prodotto riscoperto del mese è uno dei miei profumi preferiti. Come sapete, ultimamente ero un po' messo da parte i profumi, non so perché, ma preferivo utilizzare acque profumate. Ecco, ancora adesso in realtà ho un po' di problematiche nell'utilizzare profumi troppo forti e troppo intensi, e questo è uno di quelli, però volevo, diciamo, cambiare profumazione e questo qui non lo utilizzavo da un sacco. Si tratta di Allure di Chanel, che è uno dei miei profumi proprio preferiti di sempre, che mi hanno sempre contraddistinto. Sono un po' scontata su queste cose perché l'altro è Narciso Rodriguez, che penso che abbiano tutte, però è un profumo che mi piace tanto. Questo qui è un profumo più invernale, è proprio da signora questo qui, non ve lo so descrivere perché è un profumo caldissimo, corposo. Ah, è un po' acido ma proprio avvolgente ed è bello bello intenso, perché questo qui è infatti il De Parfum, quindi è bello ricco, intenso. Era da un po' che non lo utilizzavo perché ho iniziato ad avere un po' di problemi con i profumi molto forti, mi danno un po' fastidio.
cosa faccio? Praticamente io lo spruzzo in mezzo all'ambiente e poi ci passo in mezzo, così non mi rimane addosso, cioè non lo spruzzo direttamente, non mi rimane quell'odore troppo intenso solo in un punto, ma mi rimane questa profumazione un po' più delicata tutta la giornata. E è un profumo ottimo per questa stagione, proprio quando fa freddo fuori io mi sento proprio avvolta da questo profumo, mi piace tanto. E insomma, infatti come potete vedere l'ho utilizzato un bel po', ce l'ho da parecchi anni, però gli ho dato una bella spinta questo mese. Un prodotto random e poi abbiamo finito, è una candela, questa qui anche vi ho messo parecchie foto su Instagram della mia Jewel Candle, appunto mi è stata inviata, visto che hanno inviato ultimamente un po' a tante ragazze delle queste candele, la mia è la Cinnamon Bun. Appunto le Jewel Candle sono queste candele che contengono all'interno un gioiello, come dice nel nome, in questo caso il mio era un anello, che è quello che indosso. Ma mi sembra potete trovare anche un ciondolo e degli orecchini. Comunque potete scegliere il tipo di gioiello, se non sbaglio, che poi troverete dentro la candela. Questo qui mi piace tantissimo. Allora, che cosa dire? Intanto è stato facile tirare fuori il gioiello, sta abbastanza in alto. Come vedete dietro avete il simboletto del gioiello che poi troverete dentro. E mi piace molto questa candela. Allora, devo dire la verità, non è profumata come alcune Tarte della Yankee Candle, che sono sempre quelle più intense. Però devo dire che nonostante non sia proprio una profumazione super intensa, non mi dispiace, perché appunto come ho il problema dei profumi, anche le profumazioni troppo intense delle candele un po' mi infastidiscono. Però comunque, cioè, adesso che l'ho aperta mi è arrivata la sbaffata di cannella. Appunto questa qui è il Cinnamon Bun, quindi il dolcettino alla cannella, e quindi principalmente sì, sa principalmente di un cannella un po' dolciastra. E la confezione è anche carinissima, così trasparente di vetro, che poi potete appunto riutilizzare, si apre il tappetto e questa qui è la candela. È molto bella anche come oggetto di arredamento. Ho un po' difficoltà sempre ad aprirla e richiuderla, e ottima, ve la consiglio. Non hanno un prezzo contenutissimo, però costano sicuramente meno delle Yankee, e ci trovate dentro il gioiello che può avere un valore, per esempio gli anelli, da 10 a 250 euro, quindi dipende da quanto siete fortunate. E costano appunto sui 25 euro se non sbaglio, e sono fatte completamente a mano. E tra l'altro ho un codice sconto per voi che vi lascio sotto nell'info box, mi sembra del 20% se scrivete tipo Giorgia 2. Comunque trovate tutte le indicazioni nell'info box, e mi è piaciuta tanto, e quindi ve la consiglio. Per terminare, due paroline sulle serie TV preferite del mese, e basta, perché questo mese sono andata parecchio al cinema, però devo dire che non c'è stato un film che mi abbia sconvolto completamente. Ho visto sia Revenant, ma non mi è piaciuto assolutamente questo film, no, non mi è piaciuto per niente, perché è molto cruento, un po' splatter, ha veramente un'impressione orribile. Poi a me DiCaprio non piace, non ce lo posso fare, lo so che molti di voi ora mi linceranno per questo motivo, ma io e DiCaprio non andiamo d'accordo. Ho visto l'altro ieri sera, sono andata a vedere la Corrispondenza di Tornatore, e mi è piaciuto. Devo dire che pensavo mi sarebbe piaciuto di meno, perché ho visto il trailer e pensavo non fosse niente di che, però invece è carino, è un po' lento, un po' lungo, un po' lento, però è bella la storia, non super innovativa, ma comunque piena, è ricca, diciamo, anche di riferimenti magari un po' più diciamo impegnati di film di quel genere. Perché, se non so se ve lo ricordate, ma c'è un film molto simile che si chiama PS I Love You, che si basa, diciamo, sulla stessa idea. Poi ovviamente i contenuti sono completamente diversi a livello proprio di diciamo di riferimenti, di situazioni, però la base è quella. Quindi quando ho visto il trailer ho detto: "Dio, un film uguale a quello là". In realtà non è così, è molto carino. E mentre poi vi volevo dire che sono stata costretta, no vabbè, sono stata trascinata al cinema a vedere lo speciale di Sherlock, la serie TV, e molto molto cinica ero io ero al riguardo, perché devo dire a me non piace, cioè non avevo mai visto la serie TV, ma non mi aveva mai catturato particolarmente, non pensavo fosse una cosa per me. E insomma sono stata trascinata a vedere lo speciale, che poi è uscito dopo 2 giorni in streaming, ma vabbè, lasciamo stare. E devo dire che è stato carino, cioè mi è piaciuto, mi è piaciucchiato abbastanza, e quindi ho iniziato a vedere la serie, e ora mi sto inchiusa proprio con la serie televisiva, perché è un po' così, cioè mi piace, è divertente, è simpatica, non è proprio il mio genere, devo dire la verità, non è il mio genere, però diciamo nella sua totalità non mi dispiace, è carina. Quando la sera mi devo mettere a dormire, magari prima mi va un po' di staccare perché ho passato tutto il giorno a studiare, me la guardo e sono contenta. Certo, ogni puntata dura 1 ora e mezza e io me la
la voglio sempre guardare tutta, quindi vado a letto a orari indicibili, ecco scoperte le mie occhiaie, da cosa derivano, per qual è la motivazione. Però mi è piaciuta, quindi ve la consiglio se volete una serie un po' più così. E basta, basta. Non ho scoperto particolari musiche, se non Negramaro, La rivoluzione sta arrivando. Quell'album è favoloso, mi piace tantissimo, me lo sono finalmente ascoltato tutto. E L'ultimo bacio è bellissima, e Onde è bellissima, e anche altre, vabbè, La rivoluzione sta arrivando è bellissima, e Stai attenta già la conoscevo e mi piaceva molto. Insomma, sono proprio canzoni sul loro genere. Tra tutti i gruppi italiani sicuramente Negramaro sono il mio preferito, non c'è proprio confronto con tutti gli altri. Probabilmente ascolto soltanto loro per quanto riguarda la musica italiana. E va bene ragazze, scappo a ristudiare chimica, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! E quali sono stati i vostri preferiti del mese? Se avete serie TV o cose del genere consigliarmi, sempre ben accettate, ben accette, ciao!